Buongiorno a tutti, è un piacere intanto essere qua, per me è la prima volta perché sono entrato poi quest'anno a far parte di Fratelli d'Italia con le elezioni regionali in Liguria. La nostra storia è molto semplice, noi siamo partiti dal 2012 quando il professor Monti mise la tassa sulla prima casa, decidemmo di non applicarla perché ritenevamo che in quel momento storico soprattutto e con la crisi a quei livelli non si poteva continuare a vessare i cittadini e non andare a tagliare quegli sprechi che invece indignano l'opinione pubblica, cosa che ad oggi persiste. Noi dal 2012 quindi non abbiamo applicato prima l'IMU, e non commetto l'errore di Renzi di continuarla a chiamare l'IMU, e poi non abbiamo applicato la TASI sulla prima casa, convinti comunque che era secondo noi la strada giusta. Per questo motivo allora ci scrisse anche il ministro Cancellieri dicendoci che invitare all'evasione fiscale era reato, e tant'è vero che noi rispondemmo che era vero e la nostra azione andava a tutelare il governo perché erano loro che incitavano all'evasione fiscale, perché se un cittadino non può pagare le tasse e deve mangiare, mangia, se si deve curare o pagare le tasse si cura, e quindi noi prendemmo quella strada. Ma ultimamente l'anno scorso facemmo un passo in più, ci agganciammo a un cittadino che aveva fatto ricorso perché non poteva sostenere il pagamento dell'IMU della TASI sulla prima casa, e a quel punto, visto che noi siamo partiti dal presupposto che l'IMU sia incostituzionale, abbiamo citato la Presidenza del Consiglio e il Ministero degli Interni in Tribunale, tra l'altro l'udienza c'è adesso il 29 settembre, per far rimandare gli atti alla Corte Costituzionale e chiedere che questa tassa venga dichiarata incostituzionale. Questa è un po' la nostra storia, poi noi i fondi li siamo andati a recuperare con risparmi come sulla raccolta differenziata, noi siamo andati a applicare una raccolta differenziata porta a porta che abbiamo copiato, non ci siamo inventati niente, che in 3 anni nelle casse del comune, tenete presente che il nostro è un comune piccolo, e ha portato comunque 70.000 euro di risparmio, e dal 24% siamo balzati al 63% di raccolta differenziata. Quindi credo che i risparmi gli amministratori, se vogliono, possono andare a farli per alleggerire la tassazione ai cittadini. Chiuderei questa parentesi sulle tasse per riagganciarmi un secondo solo velocemente alla questione delle unioni dei comuni, delle città metropolitane. Io credo che sia palese a qualunque amministratore che questa è una strategia, come diceva prima l'ex presidente della provincia di Salerno, se non sbaglio, che è una conquista del potere da parte della sinistra, perché comunque quando si mette il voto ponderato, noi in provincia di Savona abbiamo perso perché col voto ponderato un mio consigliere valeva, cioè io dovevo portare 20 miei consiglieri per avere il voto di un consigliere di Savona, capite bene che bastavano 3 comuni grandi amministrati dal centro-sinistra per prendersi la provincia, e così è stato. Voglio dire, se dalle altre parti non so come funzionino, le province adesso a Savona è sparita completamente, noi non abbiamo più enti di riferimento. E sull'immigrazione io credo che di nuovo ci sia da puntualizzare che questa non è un'immigrazione, questa è una deportazione di massa a fini economici per le cooperative che poi gestiscono questo business, tant'è vero che noi con il prefetto abbiamo una partita aperta del tipo: se ci porti i profughi noi te li riportiamo alla prefettura tutte le mattine, perché voglio scegliere io chi viene a stare sul mio territorio e a chi devo dare la mia solidarietà. Solidarietà che comunque mi viene presa nel modo più, credo, incivile che un amministratore possa sopportare, con il Fondo Solidarietà Comunale. Perché l'errore di fondo non è, sindaco, quanto paghiamo, cioè quanto ci prelevano e quanto ci ridanno. Secondo me il problema è che è sbagliato il calcolo, perché per mantenere quella sacca che probabilmente serve per i voti si va a fare il prelievo sull'incassato e non sul dovuto. Quindi cosa succede? Che se io sono un sindaco virtuoso e vado a incassare le mie tasse, il governo si prende il 38,2% su quello che ho incassato. Il sindaco che ha bisogno di quei voti e non va a prendersi le tasse avrà addirittura di più di quello che io poi ho indietro. Quindi è questo il problema di fondo. Il problema di fondo è che siamo di fronte a un governo che vuol conquistare tutti i posti di potere dimenticandosi la Costituzione e scarica tutto sugli enti locali. Io non ci sono stato allora, non ci sto oggi a fare il braccio armato di un governo che ha perso completamente l'orizzonte e il contatto con i cittadini. Grazie. Grazie Matteo, bravissimo.